E buonasera ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a recensire Il Portatore di Morte, lanciare di esotico aggiunto con Shadowkeep e ottenibile tramite quest. Prima di iniziare vi dico subito che trovate in descrizione e nelle schede il video di giorno in cui vi spiega dettagliatamente come ottenere l'arma. Ma adesso andiamo subito a vedere il perk. Il perk esotico di quest'arma ci permette di sparare proiettili a detonazione remota che si dividono e inseguono il bersaglio. Inoltre il suo secondo perk ci permette di aumentare il danno in base alla distanza dall'esplosione dei proiettili. Di conseguenza più il proiettile principale esploderà lontano dal bersaglio, più i colpi che arriveranno a questo saranno potenti. Iniziamo quindi col dire che l'utilizzo migliore che possiamo fare di quest'arma è sicuramente quello del PvE, nella quale questa è ottima sia per pulire che per uccidere i mini boss. Grazie ai suoi proiettili a dispersione, infatti, l'arma è veramente molto utile per quanto riguarda la pulizia, in quanto un colpo può pulire veramente un'area molto vasta. Lo stesso possiamo dire per quanto riguarda i mini boss, in quanto un colpo sparato a debita distanza potrebbe shottarli. Per farvi un esempio, io utilizzo quest'arma principalmente per eliminare i ciclopi del raid. Purtroppo però, per quanto riguarda il DPS ad un boss, l'arma diciamo che pecca un pochino. In sé infatti il colpo del lanciarazzi non fa molto danno, aspetto che tuttavia potremmo migliorare sparando ad una giusta distanza. Tuttavia c'è da considerare che più lontano spareremo, più i proiettili si dispereranno e quindi magari alcuni non andranno a segno. Per farvi un esempio, ho fatto molto rapidamente un try a Cully e sparando qualche colpo all'inizio vicino per poter essere sicuro che tutti andassero a segno e poi un po' più lontano per aumentare il danno ma perdendone alcuni, ho fatto una media di 200.000. Che, considerando che ho usato tutti i colpi di una posante, non è affatto tanto. Di conseguenza vi consiglio l'utilizzo di quest'arma in step magari come il primo e il secondo di Giardino della Salvezza, in cui non ci sono particolari boss da uccidere, se non magari appunto i ciclopi e le idre. Per quanto riguarda il PvP, l'arma non è certo dei migliori lanciarazzi. Questo a causa del colpo che sia prima che dopo l'esplosione è veramente molto lento. Tuttavia potrebbe capitarvi, sparando qualche colpo a caso e facendolo detonare in aria in uno spazio abbastanza aperto, di fare qualche kill. Ma diciamo che come arma è abbastanza randomica. Parlando in generale delle statistiche dell'arma, questa ha un'area di impatto veramente molto alta, quasi al massimo, una velocità del proiettile come già detto abbastanza bassa, un caricatore da un colpo, il che diminuisce anche il DPS, e una cadenza di 15 colpi al minuto. Detto questo ragazzi, direi che se il video è stato utile lasciate like, commentate e condividetelo, dite a tutti quelli che conoscete e che non conoscete che c'è la tradissima, seguiteci anche su Instagram, Facebook come ogni video, vi lasciamo qua sotto in descrizione anche da bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito, e detto questo ci vediamo alla prossima, ciao! Siamo la tua salvezza.